Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati negli studi di Telepace, prendiamo la linea per il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano. Oggi parleremo, lo sapete, di rianimazione cardiopolmonare, ospiteremo un'associazione New Life Resuscitation che ha donato diversi defibrillatori a luoghi sportivi e scolastici di Rapallo, parleremo di un seminario per la legalità che si terrà il prossimo 24 marzo a Chiavari, avremo la nostra consueta finestra dedicata ai corsi di lingua e cultura genovese, ma iniziamo la nostra trasmissione ospitando il direttore della Scuola del Fumetto Enrico Bertozzi. Benvenuto negli studi di Telepace. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, lo facciamo perché 6 mesi fa la scuola chiavarese del fumetto è tornata a Chiavari nella sede di Via Gagliardo e vogliamo un po' capire come sta andando l'attività di questi mesi, Enrico Bertozzi. Come vi trovate nella nuova sede e come stanno andando i vostri corsi? Ci troviamo molto bene, è un centro dove scorre un'energia vitale e positiva. E infatti la scuola ha ripreso con molta forza, con molto impegno, stanno andando molto bene. Ecco, in che maniera sono strutturati i vostri corsi? Vediamo la targa di YLab perché voi vivete adesso nella sede di YLab. Come è strutturata la scuola? Abbiamo il corso triennale di fumetto, il corso biennale di illustrazione, il corso annuale di fumetto junior e il corso annuale di sceneggiatura. Quanti studenti? In totale un po' più di 50. Suddivisi nei vari corsi. E le lezioni quando si tengono? Cioè chiunque può iscriversi, anche persone che lavorano, che quindi hanno le giornate impegnate? Sì, perché comunque abbiamo i corsi pomeridiani e i corsi serali. Quindi il corpo docente da chi è composto? Beh, ci sono io, c'è Gabriele Parma, Luca Bagnasco, Enrico Massa, Silvia Marino e Fissi. Poi si alternano altri insegnanti saltuariamente. Può iscriversi chiunque, anche chi non avesse competenze specifiche o volesse accostarsi per la prima volta al mondo Ma del fumetto? Sicuramente l'interesse per la narrazione disegnata, questo sì. L'interesse, la conoscenza, i binari poi sono il cinema e la letteratura, poi sono per cui una certa conoscenza di queste cose qua. Ecco, il mondo del fumetto è un mondo, come dire, fatto di veri appassionati. Col fumetto non si è tiepidi, o uno è molto appassionato oppure quasi non interessa per niente, è vero? Lì vicino alla vostra sede è aperto da poco una fumetteria, è una cosa curiosa, perché in quest'epoca in cui è tutto digitalizzato voi resistete sulla carta. Ma è tutto digitalizzato, io a volte penso che il giorno che magari ci si dovesse rendere conto che tutto questo digitalizzato è un po', va un po' a sgonfiarsi e rimane un po' una bufala, rimangono le mani e sarà difficile poi ritornare a una certa manualità. A me, io il mondo digitale non mi ha toccato assolutamente, per cui mi piace proprio lavorare con la carta, con le matite, con i colori, mi piace così. E il fumetto poi si fa in tanti modi, chiaramente anche col digitale. È chiaro che non si può sostituire la parte manuale, assolutamente. Poi magari il colore viene dato in maniera digitale, quello tante volte succede. La parte manuale è forse anche la parte dell'intuizione, perché voi per disegnare un personaggio dovete innanzitutto cogliere quello che volete trasmettere, credo, attraverso quel personaggio. I personaggi devono raccontare, devono recitare, devono essere empatici, devono piacere al pubblico, questo indubbiamente. Lei, l'apertura di questa fumetteria, dicevamo, ci riporta un po' al mondo della carta e in qualche modo è un luogo per appassionati, per addetti ai lavori o anche per semplici curiosi? No, anche per semplici curiosi, è molto ben fornita, poi ha appena aperto, ma sicuramente è gestita da un appassionato che sicuramente troverà il modo di soddisfare le esigenze di chiunque. Ecco, dicevamo appunto i vostri corsi che stanno andando molto bene in questa nuova sede di YLab, parlava di energia che passa attraverso in questa nuova sede, in che senso? Che cosa avete trovato qua come stimoli ulteriori? Voi avete una storia ormai pluridecennale, per cui quali stimoli ulteriori avete trovato? Ma
L'ambiente è estremamente positivo. Devo dire la verità, non ho capito cosa facciano lì. A proposito di digitalizzazione. Esatto, però è molto positivo, cioè ci sono tanti ragazzi che si danno da fare e l'atmosfera è molto intrigante, molto sì. Quindi è questo soprattutto che vivi? Sì, è un posto dove corre energia. Oggi credo che sia diventato Y-Lab un po' il cuore pulsante di Chiavari e beh, noi ci stiamo bene. Ci state bene, insomma. Sì. Dicevamo, i corsi vanno bene. Senta, c'è a Chiavari in questi giorni una mostra aperta fino al 19 di marzo dedicata a Didi Coppola. Lei l'ha conosciuto personalmente, eravate amici. Sicuramente, è stato un nostro insegnante per tanti anni. Esatto. Didi era un uomo incredibile, proprio come uomo, le sue esperienze all'estero, il suo modo di vivere, che era un modo di vivere veramente da persona sorridente, colta, curiosa, amante del mare, e questo lo trasmetteva nei suoi lavori, che sono, invito tutti ad andarla a vedere. Tra l'altro è un chiavarese che è sempre stato, ha lavorato molto all'estero, viveva molto a Londra, ma era un chiavarese doc. Uh-huh. E a volte si tende a dimenticare, invece noi abbiamo avuto il piacere di avere dei grandi personaggi qua a Chiavari. Per quanto riguarda il fumetto, ne abbiamo avuti tantissimi, ne abbiamo tantissimi ancora adesso, abbiamo avuto dei grandi maestri. E Didi è uno di questi, ha collaborato con noi, ha gestito il corso di illustrazione nella nostra scuola per tanti anni. Sì, è stato più un illustratore, uno sceneggiatore. Che non no, sceneggiatore, è stato un illustratore, un pittore e anche un fumettista, perché anche per i fumetti ha fatto Dylan Dog, ha fatto Martin Mister. Quindi insomma una carriera di certo. Tutto rispetto. Forse però questi personaggi a cui lei faceva riferimento sono più conosciuti fuori Liguria, è corretto? Ma questo succede sempre. Questo succede sempre, sì, il fatto che magari sono Chiavari fuori dai nostri confini è considerata una città molto ricca dal punto di vista fumetto, narrazione grafica, proprio perché oltre a Didi Coppola abbiamo avuto Aurelio Caleppini, certo. Il papà di Tex, poi c'è ha abitato qua tanti anni Renzo Calegari, abbiamo Ivo Milazzo, più tutta una lunga serie di giovani autori usciti dalla scuola che oggi rappresentanti del panorama nazionale e internazionale del fumetto, per cui stranamente, voglio dire, in rapporto abbiamo molti più fumettisti a Chiavari che non a Milano o in città molto più grandi. Questo dovrebbe tenere conto non solo il comune, ma anche che ne so, il liceo artistico chiavarese, che invece tende a snobbare questa arte. Ma d'altronde io dico che se una persona, un ragazzo, ha intenzione di vivere, di campare disegnando, per forza deve approdare al fumetto o all'illustrazione, ma più ancora al fumetto, non c'è via di scampo. Chi volesse informazioni vi trova quindi in via Gagliardo. Sì. In via Gagliardo, nella sede di Y-Lab. Grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. È sempre un piacere ospitarla e sentire raccontare di questa eccellenza della cultura chiavarese. Noi ci salutiamo vedendo il servizio che abbiamo realizzato proprio in riferimento alla mostra dedicata a Didi Coppola, che lo ricordiamo è aperta fino al 19 marzo nelle due sedi di Palazzo Locca e Palazzo Ravaschieri, la sede della Società Economica Chiavari, e si può visitare tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18. Vediamo il servizio. Come è partita questa idea? A pennello è la mostra, no? Sì, l'idea è partita dalla voglia di ricordare un amico che è molto più conosciuto all'estero che non in zona, che non a Chiavari. Cioè, a Chiavari Didi è sempre stato conosciuto per la parte giocosa che è Carnevaleide, nel quale era una colonna, e non è conosciuto
per quella che è la sua vera attività. Intanto la mostra sarà dal 18 febbraio sì, al 19 marzo. Mese, la mostra dura un mese e sarà allestita? In Società Economica ci sono il suo lavoro di illustratore, di libri, di riviste e il suo lavoro di pittore, pittore di navi, mentre in Palazzo Rocca ci sarà Didi Carnevalede Balnearia e Didi dedicata a Chiavari, quello che ha fatto per Chiavari con i ritratti dei chiavaresi illustri, tra virgolette. Insomma, Didi Coppola è nata a Chiavari, però insomma ha vissuto un po' sì, a Milano un lungo periodo. Ha vissuto tanto fuori. Poi a un certo punto stavamo in Inghilterra, abbiamo avuto questi quattro figli, non sapevamo, diventava difficile organizzarli, poi a lui mancava sia il suo vino che i pomodori e siamo tornati qua. C'era qualche opera in particolare della quale andava particolarmente fiero? Particolarmente fiero. Lui, come tutti sanno e tutti ancora continuano a dire, era una persona molto modesta. Credo che lui fosse molto contento del periodo inglese che riguardava Penguin Books, che è una collana di libri molto importante. Direi quasi tutta la produzione che ha fatto in Inghilterra negli ultimi anni è stata quella che gli ha dato più soddisfazione. Cambiamo argomento e parliamo di rianimazione cardiopolmonare. Io spero che non sia mai successo a nessuno di voi di trovarsi di fronte ad un arresto cardiaco, ma se dovesse succedere è bene che tutti sappiano che cosa fare o anche conoscere le manovre base, diciamo così, da effettuare in attesa che arrivino i soccorsi, che sono fondamentali da chiamare subito. Ne parliamo con Emanuele Sartori di New Life Resuscitation, benvenuto. Buongiorno, benvenuta, grazie, con Eleonora Sartori, benvenuta. Buongiorno. Benvenuti nei nostri studi. Vi abbiamo invitato perché New Life ha regalato diversi defibrillatori alla città di Rapallo, in qualche modo, non proprio alla città, ma insomma scuole, luoghi dove si fa sport, è corretto? Ma quanti corretto. Siete arrivati? Abbiamo cardioprotetto ormai tutte le scuole pubbliche, uh-huh. I centri di attività diciamo sportiva del comune di Rapallo, e l'obiettivo è quello di espandersi, perciò di andare avanti con questa campagna, con queste cose per pensare a tutto il Tiguglio. Ecco, allora partiamo dall'inizio. Che cos'è New Life Resuscitation? È un'associazione di volontariato, è nata nel 99, uh-huh. perciò ormai qualche anno fa, è nata con inizialmente in maniera molto semplice, con dei volontari, infermieri, medici, soccorritori con cui si andava nelle scuole per diffondere un messaggio che non era ancora ben inquadrato a quell'epoca. Poi, affidandosi agli enti di formazione nazionale, come dell'Italia Resuscitation Council, uh-huh. Si è potuto strutturarsi meglio, diventare un'associazione vera e propria che oggi conta circa 60 istruttori di rianimazione cardiopolmonare. In Italia questo? No, solamente qui nel genovese. Ah! Quindi abbiamo davvero numeri importanti e la cultura si sta diffondendo, sì, sostanzialmente. Sì, senz'altro. E ottenendo anche degli ottimi risultati, uh-huh. perché sono ormai migliaia le persone che abbiamo contattato e formato in questi anni, uh-huh. Attraverso la scuola, attraverso lo sport, uh-huh. Perciò siamo riusciti ad attivare un progetto regionale dove afferiscono un po' tutte le associazioni di volontariato, eccetera, che senza finalità di lucro si riesce ad entrare nelle scuole, contattare i ragazzi e fare in modo che abbiano delle informazioni semplici ma efficaci sul primo soccorso e la rianimazione. Ecco, voi donate questi defibrillatori. Che cos'è un defibrillatore? Faccio proprio conto di avere davanti un bambino di prima elementare. È uno strumento estremamente semplice, paragonabile ad un elettrodomestico, uh-huh. è proprio semplicissimo, che nel momento che lo si accende ti guida e ti dice ben in maniera molto precisa che cosa fare, no? Perciò come collegarlo, come attaccare le piastre all'infortunato e poi fa tutto quanto lui. Uh-huh. La cosa fondamentale è che è la terapia più efficace contro la morte cardiaca improvvisa da provarsi nei primi minuti. Uh-huh. Pensi che è stimato che oltre il 75% delle persone, se l'astante procedesse con la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore, potrebbero essere salvate. Perciò parliamo di numeri importanti, considerando, certo, che la morte cardiaca improvvisa colpisce una persona ogni 1000 residenti ogni anno.
Quindi c'è una delle cause di morte più alte in assoluto. Quando andate nelle scuole, voi quindi mostrate il funzionamento di questi apparecchi, è corretto, ma date soprattutto informazioni base agli studenti, agli insegnanti, su cosa bisogna fare e immagino anche cosa bisogna non fare. Infatti. Ecco, ci dia un'infarinatura un po'. Ma intanto abbiamo preparato materiali didattici uh-huh. dedicati per fasce di età. Uh-huh. Perciò ogni fascia di età si utilizza del materiale dedicato. E perciò i più piccini, per esempio i bambini della quinta elementare, diamo informazioni, li facciamo giocare su come riconoscere una situazione critica e su come allertare il primo soccorso o l'adulto più vicino. No? Uh-huh. Perciò man mano che i bambini li troviamo con l'età un pochettino più grandicelli, queste informazioni aumentano, perciò fino ad arrivare a fare in modo che i ragazzi sappiano agire. Perciò non solo riconoscere ma anche allertare in maniera corretta, iniziare le manovre di rianimazione, il massaggio cardiaco e un strumento come il defibrillatore che, ripeto, è estremamente semplice. Come si riconosce una situazione di pericolo grave? Cioè che cosa bisogna tenere presente per capire che effettivamente ci troviamo di fronte ad una situazione in cui bisogna intervenire immediatamente? Beh, la cosa principale è il fatto di saper rilevare non cosciente. Okay. Uh-huh. Quando una persona è priva di coscienza è già una situazione grave. Uh-huh. Ancor prima noi insegniamo a valutare questo, però stando attenti alla sicurezza propria, certo. onde evitare che chi vuole soccorrere non incorra in rischi per se stesso. Uh-huh. Di conseguenza, una volta che giudicato l'ambiente uh-huh. in sicurezza per il soccorritore, si avvicina e controlla se il paziente, se la persona è cosciente o non cosciente. Una manovra molto semplice, la chiama uh-huh. e la scuote. Uh-huh. Se la persona è cosciente, gli risponderà. Se la persona non è cosciente, invece è subito una situazione grave dove va allertato il servizio di emergenza 112. Quindi prima cosa, chiamare l'112, seguire le indicazioni che i sanitari forniscono evidentemente al telefono, però in casi particolari ci sono appunto queste manovre semplici da poter attuare in attesa dei soccorsi. Certo, tanto è vero che una delle cose principali dove puntiamo è proprio quella di seguire le indicazioni dell'operatore 112, in quanto l'operatore è formato apposta per saper guidare il cittadino nei minuti necessari all'arrivo del soccorso medico avanzato. Bisogna mantenere la calma e ascoltare bene, evidentemente. Ascoltare bene, mettere il viva voce, seguire le istruzioni dell'operatore e utilizzare bene il tempo necessario a fare in modo che l'auto medica arrivi sul posto. Quando l'operatore suggerisce di avviare queste manovre, diciamo, le persone da voi formate sono in grado di farle, però. Sono manovre molto semplici. Uh-huh. Pensi che un corso di formazione vero e proprio strutturato è un corso che dura 4-5 ore, uh-huh. ma che poi soprattutto allenamento, perciò uh-huh. poca teoria, soprattutto pratica, perché sono tecniche. Le tecniche da attuare sono il massaggio cardiaco, la ventilazione quando uh-huh. uno ne ha i presidi che gli consente di poterla attivare, e l'uso del defibrillatore. Uh-huh. Perciò, essendo tecniche, l'esercizio è molto molto importante. Ecco certo. perché i ragazzi vengono fatti giocare uh-huh. su questi algoritmi di primo soccorso. Eleonora, tu quanti anni hai? Io ho 12. Hai 12 anni, evidentemente ti sei accostata all'associazione tramite il papà. Sì. Che cosa ti ha colpito soprattutto di questa attività a cui tuo papà ti ha introdotto? Beh, mi piace molto quello che fanno, uh-huh. come lo fanno, uh-huh. e mi piace imparare molto come aiutare gli altri. Che cosa hai imparato da papà e dagli altri formatori che hai conosciuto? Molto. Quindi insomma, cioè, se ti trovassi di fronte anche ad un'emergenza, tu saresti capace a non perdere la calma? Sì. Perché a me la cosa che spaventa di più è la perdita della calma, no? Cioè, almeno questo è quello che spaventa molte persone. Immagino. E questa viene compensata uh-huh. proprio dal discorso della formazione. Certo. Se uno ha l'idea ben chiara uh-huh. delle poche cose semplici che bisogna mettere in atto, uh-huh. Pensi che abbiamo delle esperienze. C'era una signora che ad un corso diceva: guardi,
mi diceva, mi hanno costretto a venire perché lavorando là vogliono che abbia il corso, eccetera, ma io mi conosco, dice, so che andrei in panico. Dopo una settimana questa signora ha salvato una persona e mi ha chiamato e mi dice, avevate ragione, è come se mi si fosse oscurato tutto, ma avevo ben chiaro le poche cose da farsi. Uh-huh. Questo è lo scopo di fare un corso di formazione e di avere a disposizione dei presidi che sono importantissimi, che sono salvavita. Ci volete far vedere qualcosa? Abbiamo ancora qualche minuto. Volete sì. Farci vedere? Siete legati col microfono, quindi forse è meglio se Eleonora si smicrofona, attenta alla clip, levala. Benissimo, è il bello della diretta, bella questo, diretta. Fantastico. Ok, se ci puoi far vedere qualcosa, intanto chiedo ancora, mentre tu ti prepari, a tuo papà questo. Abbiamo detto che tutti i luoghi dove si fa sport. È quella lì. Ok, tutti i luoghi dove si fa sport, tutte le scuole pubbliche di Rapallo sono cardioprotette. Sì. Significa che hanno in dotazione un defibrillatore. Sì, è dotazione un defibrillatore, molti dei quali donati da noi e da associazioni vicine, perché uh-huh. Si sono accodate a questo obiettivo molte associazioni territoriali uh-huh. e ce l'hanno a disposizione. Perciò abbiamo nelle scuole formato anche gli insegnanti, uh-huh. Oltre ai ragazzi, uh-huh. I bidelli e il personale. Se ti metti leggermente più indietro, vedi, perché così, scusate. Più verso la porta, grazie. Più verso la porta, perfetto, vedi che abbiamo... Si riusciamo a vederlo anche da noi. Ecco, perfetto, bravissima Eleonora, bravissima. Anche, guarda, anche si autoguida guardando il segnale in bassa frequenza, cioè potrebbe fare qualunque cosa. Quindi c'è stata la formazione per gli studenti e anche per gli insegnanti. E anche per gli insegnanti. Oltre a momenti di formazione dedicati e aperti a tutta la popolazione. Uh-huh. Perché è importante fare la formazione, ma è importante anche mantenersi allenato. Perché, uh-huh. come dicevo prima, sono tecniche. Certo. Di conseguenza le tecniche, se poi non le tieni allenate, si perdono. Uh-huh. Per fortuna capita raramente uh-huh. o poco, ma nel momento che capita è importante essere allenati. Se noi ci accorgiamo che questa persona, diciamo così, ha un problema grave che dobbiamo affrontare immediatamente, seguendo evidentemente le indicazioni dei sanitari al telefono, stiamo finendo di allestire questo set che abbiamo veramente improvvisato, quindi ringrazio la regia per questo sforzo che ho chiesto improvvisamente, ecco, benissimo, perfetto. Sei in piedi? Sei pure in piedi, Eleonora. Ci fai vedere che cosa dobbiamo fare, seguendo le indicazioni? Sì. Allora, nel momento in cui si riconosce uh-huh. una situazione di rischio, uh-huh. una persona uh-huh. che apparentemente è priva di coscienza, la prima uh-huh. cosa da fare è valutare se l'ambiente è in sicurezza per noi. Uh-huh. Nel momento che siamo tranquilli, possiamo avvicinarsi uh-huh. alla persona uh-huh. e valutare lo stato di coscienza, scuotendola e uh-huh. chiamandola, perciò la si scuote dalle uh-huh. spalle e la si chiama ad alta voce da un orecchio o dall'altro per vedere okay. se ci risponde. Perfetto. Signore, mi sente? Ecco, ci sta mimando. Se la persona non risponde, uh-huh. è necessario capire se la persona respira, perciò uh-huh. si scopre il torace. Uh-huh. Anche sollevando la maglia uh-huh. in base alla situazione in cui ci troviamo uh-huh. si mette una mano sulla fronte uh-huh. due dita sotto il mento in modo da portare la testa ad iperestendersi uh-huh. e in questa maniera liberiamo le vie aeree e ci avviciniamo con guancia e orecchio a naso e bocca dell'infortunato guardando il torace, perciò se la persona dovesse respirare noi vedremo il torace che si muove oppure sentiremo okay. il rumore del respiro, l'aria che esce dalla bocca per 10 secondi. Se una persona, se non si colgono segni di movimento, di tosse o di respiro in 10 secondi, la persona è sicuramente in arresto cardiorespiratorio. Bisogna subito chiamare il servizio 112, avvisarli dicendogli dove siamo, che cosa succede, che siamo davanti ad una persona che è priva di coscienza e non respira, mettere il viva voce e seguire le loro informazioni, le loro indicazioni. Il 118 ci dirà che è partita l'ambulanza, che stanno arrivando, ci chiederà se siamo in grado di iniziare un massaggio cardiaco. Di conseguenza la persona metterà le sue mani al centro del torace, uh-huh. semplice da individuare perché basta immaginare una linea che congiunga i due capezzoli, uh-huh. a
metà è il centro dove andare a comprimere il torace con le braccia tese e creando una pressione sufficiente ad abbassare di un terzo il volume della cassa toracica, mantenendo una frequenza di 100-120 al minuto. Anche la frequenza è semplice da tenere, perché basta mettere il 1000 davanti ai numeri, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, e perciò mantenendo questa frequenza. Okay. Si chiederà a qualcuno vicino se c'è a disposizione un defibrillatore. Se ci fosse un defibrillatore lo si manda a prendere, si avvisa la centrale operativa, che sarà ancora in viva voce, e non appena arriva il defibrillatore lo si utilizza. L'uso del defibrillatore è estremamente semplice, perché è sufficiente accenderlo, perciò lo si apre e lo si accende. Ci sono queste indicazioni che vengono ripetute. Vocali. È fornito di piastre che vanno con hanno dei disegni espliciti. Esemplificativi di dove vanno messi, comunque uno sotto la clavicola di destra e l'altro sulla linea media ascellare di sinistra, perciò così come sta facendo Eleonora. Come sta facendo Eleonora, ma ci sono anche i disegnini. E ci sono i disegnini, quindi, proprio estremamente è proprio estremamente semplice. D'altra parte devono poter utilizzare, deve poter utilizzare chiunque. Collega piastre. Una volta collegate le piastre, adesso questo collega è un defibrillatore piastre. Scuola, perciò lo andremo a collegare noi, ma se no è già collegato. Il defibrillatore capisce di essere collegato e inizia la sua analisi. In questo momento noi dovremmo non toccare l'infortunato, mettere un dito sul tasto e fare sicurezza in modo che nessuno tocchi. Quando il defibrillatore è pronto a scaricare, sempre in sicurezza, si va a premere il pulsante per erogare la scarica. Ok. Dopodiché si ricomincia la rianimazione cardiopolmonare. A questo punto il defibrillatore ci dà anche un metronomo, in modo che ci agevola nelle compressioni toraciche. E nel seguire il ritmo giusto. Sì. Pensi che il intervenire così nei primi minuti, la percentuale di sopravvivenza è altissima. È stimato che nei primi minuti, cioè il primo, il secondo, il terzo minuto, si ha dal 70 al 90% delle possibilità di ripristinare un'attività cardiaca valida, e perciò la persona ricomincia a respirare normalmente. Grazie, grazie mille, bravissima Eleonora, complimenti, sei stata veramente molto brava, ci hai dato anche dimostrazione del fatto che anche una ragazzina, tu sei grande ormai evidentemente, però insomma anche una ragazzina può effettivamente essere d'aiuto in una situazione come questa, ed è soprattutto mi sembra di intuire questo, al di là della tecnica che come giustamente diceva lei va imparata ed allenata, è soprattutto una questione culturale, no? Cioè, quindi... questo è il motivo per cui abbiamo cominciato dalle scuole. Pensi che negli ultimi 3 anni il gruppo regionale ha contattato più di 20.000 bambini, e l'intenzione è di farlo per i prossimi 10, 15, 20 anni, in modo che la cultura della rianimazione rimanga radicata nei bambini, saranno loro a creare questo cambiamento culturale di cui abbiamo tanto bisogno. Benissimo, io vi ringrazio veramente tanto, grazie a voi. Ti diamo il grazie tempo adesso evidentemente Eleonora per rimettere in ordine qui in questo studio televisivo queste strumentazioni che ci avete portato e la testimonianza che ci avete dato, complimenti, perché tra l'altro gli strumenti vengono donati, quindi c'è proprio un tipo di attività di solidarietà anche importante dietro ed è quello che tiene legato il gruppo, perciò è importantissimo, speriamo che vada sempre meglio. Chi ci vuole dare una mano vi trova su internet? Ci trova su internet, su Facebook, su un po' tutti, facciamo molta pubblicità perché queste attività hanno bisogno proprio di aiuto. Benissimo, allora New Life Resuscitation, lo ripetiamo per chi volesse googlarvi e trovarvi su internet. Grazie Emanuele Sartori ed Eleonora Sartori per essere stati insieme a noi, e ci salutiamo vedendo insieme il servizio relativo all'inaugurazione dell'ultimo in ordine di tempo defibrillatore che avete donato, quello che è stato consegnato e inaugurato al campo sportivo Macera di Rapallo, quello che ha fatto dire appunto al sindaco di Rapallo che tutti i luoghi sportivi della città sono cardioprotetti. Vediamo insieme.
Sport a misura di cuore a Rapallo. Tutti i luoghi dove si fa attività fisica in città sono cardioprotetti, ovvero hanno in dotazione un defibrillatore. Ultimo in ordine di tempo, lo strumento attivato al campo da calcio Macera nella centralissima Via della Libertà, che ha completato il progetto portato avanti dall'associazione New Life Resuscitation, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del servizio 118 dell'ASL 4 Chiavarese. Un particolare ringraziamento alla New Life non solo per quanto riguarda la donazione di questo importante strumento, ma soprattutto anche per i corsi di formazione che hanno fatto alle persone e ai collaboratori delle società sportive. Quindi ripeto, Rapallo è una città cardioprotetto, 100% delle strutture oggi sono coperte da uno strumento importante che può salvare la vita. La pensilina, dotata di una teca che ospita il defibrillatore, di una cassetta di pronto soccorso e di un pannello esemplificativo per il primo intervento, è stata donata grazie all'impegno di soci ed istruttori e ai fondi raccolti durante le attività formative. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche i rappresentanti delle società sportive che utilizzano il campo Macera, oltre a Giorgio Piastra, medico dello sport e componente della commissione competente nell'ambito della Federazione Gioco Calcio. Avere un punto di primo intervento, un defibrillatore, una cosa ormai fondamentale che entra nella cultura del pronto soccorso, il primo intervento sui campi. Non bisogna limitarsi al defibrillatore perché è un presidio, ma bisogna proprio avere la cultura del pronto soccorso, del primo intervento, perché in ogni caso i primi 5 minuti sono quelli fondamentali per poter salvare la vita di una persona. Questa è un'occasione ottima di cultura del primo intervento, e però ovviamente l'augurio migliore che si può fare in queste situazioni, in queste circostanze, è che questa attrezzatura non venga mai usata. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per un breve corso pratico dedicato alle manovre fondamentali da compiere in caso di arresto cardiaco, che ha coinvolto anche i bambini più piccoli. Cultura sanitaria, cultura della legalità. Ne parliamo adesso con Don Alberto Gastaldi, responsabile dell'ufficio scuola della nostra diocesi. Benvenuto. Anche a te benvenuto e benvenuto anche un saluto ai nostri telespettatori. Senta Don Alberto, il prossimo 24 marzo a Chiavari alle 14.30 ci sarà un seminario di formazione che è rivolto non solo agli insegnanti ma anche ad assistenti sociali, genitori ed educatori, più in generale a chi fosse interessato, con due ospiti, Gherardo Colombo e Licia Di Blasi. Di cosa parlerete? Il titolo riguarda la cittadinanza responsabile, di come ciascuno di noi può prendersi cura non solo della propria vita, del proprio metro quadrato, ma anche saper essere responsabile del bene comune. E questo è un cammino che si può fare già a partire dai ragazzi e dai bambini nelle scuole. Per cui pensiamo che possa essere importante mettere a fuoco il tema del bene comune, della propria responsabilità, che passa anche attraverso delle regole, no? Il rispetto delle regole. Tutti sappiamo, no? Come nell'educazione ogni giorno ci confrontiamo con delle regole, anche camminando per strada, andando a scuola, in famiglia. Ecco, per un certo periodo storico magari la regola è stata vista solo qualcosa di negativo, qualcosa che va sopportato. Noi diremo che la regola è in realtà un'opportunità per vedere una direzione nella propria vita, nel proprio operare, nel prendersi a cuore anche gli altri e gli spazi comuni. Quindi le regole inteso in senso più ampio, non solo come limitazione della libertà, ma come strada, percorso da fare, ma insieme. Certo, e di questo ne discuteremo insieme a due ospiti che hanno una formazione diversa, ma in quanto con le regole hanno avuto a che fare, perché Gherardo Colombo è un magistrato, adesso è in pensione, però si è dedicato negli ultimi anni soprattutto a un cammino di formazione con i ragazzi e i giovani sul rispetto delle regole e sull'opportunità che le regole diventino appunto un cammino che illumini la direzione della vita. Licia Di Blasi sulle regole ha fatto un bel percorso a scuola, in una scuola elementare di Bolzano, dove ha detto ai ragazzi: proviamo a scrivere insieme le regole che caratterizzano il nostro stare insieme. Lascio a voi fiducia e possibilità di scegliere quali sono le regole. E hanno scritto una sorta di
piccola costituzione della loro classe, che poi è stata condivisa anche nella scuola. Su questo progetto anche a Chiavari cercheremo di vedere come è possibile, anche attraverso la collaborazione con le scuole di Chiavari, riuscire a portare avanti un progetto di questo tipo. L'incontro durerà 4 ore, che significa che non sarà solo una lezione frontale della durata di 4 ore, ci sarà anche una parte più... Se no svengono esatto. Quelli che sono a sentire. Era una speranza, infatti. Come sarà strutturato questo appuntamento? L'appuntamento è aperto a tutti, innanzitutto anche genitori o persone che sono impegnate nella formazione, nell'educazione. Noi l'abbiamo appunto organizzato queste 4 ore perché è organizzato come un seminario, per cui all'inizio ci saranno gli interventi di Colombo e della Di Blasi e poi successivamente ci si potrà confrontare con i relatori attraverso delle domande, spunti, opportunità, proposte. Quindi insomma si partirà subito a lavorare in qualche modo, sì, no? Sì, perché anche Colombo e la Di Blasi porteranno la loro esperienza sul campo di come hanno visto che il bene comune passa attraverso delle regole condivise e per cui vedranno e stimoleranno anche i presenti a dire la propria e a condividere su quali progetti anche sul nostro territorio si possono attuare. Dunque, è meglio iscriversi, Don Alberto, è corretto? Sì, è meglio iscriversi mandando una mail a scuola@chiavari.chiesacattolica.it. Solo così per, a titolo organizzativo. Dire, sì, insomma. Così sappiamo quanti siamo. Nella mail scrivete, ci sono. Il prossimo 24 marzo alle 14.30, la sede è quella di Casa Marchesani a Chiavari. Avere Don Alberto qua è utile soprattutto perché insieme a lui, oltre che a parlare di questo, si può parlare di un sacco di cose, mettiamola così. Vorremmo lanciare già qualche messaggio, non proprio per appuntamenti vicinissimi, ma per prepararci in qualche modo anche a vivere questo tempo di Quaresima con i ragazzi delle scuole. Quale con i giovani del nostro territorio. Tradizionalmente nel periodo che precede la Pasqua si celebra la giornata diocesana dei giovani, sarà così anche quest'anno? Sì, sarà così, sarà scelta una data particolare, venerdì 7 aprile, una serata. Abbiamo pensato che forse per i ragazzi fosse meglio per poterli incontrare un venerdì sera, il giorno dopo non c'è scuola. E quindi la possibilità di trascorrere un momento insieme a Rapallo, alla Casa della Gioventù, a partire dalle 19, sul tema che ci ha proposto Papa Francesco per le giornate in tutte le diocesi del mondo, grandi cose ha fatto il Mello Onnipotente, quindi l'esperienza di Maria che parla della bellezza dell'opera che Dio fa in ciascuno di noi, per cui un messaggio potente da lanciare ai giovani. Con un personaggio che lancerà sicuramente un messaggio potente, molto interessante da ascoltare, è vero? Sì, avremo la testimonianza di Don Claudio Burgio, che a Milano si occupa soprattutto di giovani e in particolare in due realtà, in un'associazione che ha fondato lui e che si occupa di ragazzi che hanno diverse problematiche, poi come cappellano del carcere minorile Beccaria. Tra l'altro, per chi lo vuole andare ad ascoltare, quella sera sarà anche alle 21 all'auditorium a Rapallo, per cui poi quella sera farà un intervento aperto a tutti. A tutti. Diciamo alle 19 alla Casa della Gioventù più per i ragazzi, sì, nell'ambito della Giornata Mondiale della Gioventù, per tutti e per gli adulti alle 21 all'auditorium delle Clarisse. Sempre per vivere bene questa Quaresima, Don Alberto, c'è anche la possibilità di 2 giorni di ritiro per i ragazzi. Sì, abbiamo pensato che per i ragazzi dell'età, diciamo, universitari, quindi finite le superiori fino intorno ai 25 anni, potesse essere importante prendersi un momento di sosta durante la Quaresima. Sceglierlo individualmente può essere difficile, fare una proposta a livello diocesano per chi ha il desiderio, ecco, di fermarsi un attimo e di guardare al proprio dialogo con il Signore. Il 25 e il 26 marzo nella casa di Cassego della diocesi di Spezia ci ritroveremo insieme. Ci sono ancora posti? Certo, anzi, c'è l'opportunità, più siamo, più bello è, quindi c'è l'opportunità anche qui di
poterci incontrare, possiamo mandare una mail anche qua. Facciamo, vediamo un po' quale indirizzo scegliamo in questo caso. Facciamo che ci rivolgiamo ai nostri educatori in parrocchia, se vogliamo. Sì. Oppure mandiamo una mail all'indirizzo anche di prima, va bene, quindi scuola@chiavari.chiesacattolica.it. Troppi incarichi, Don Alberto. No, il messaggio che sia chiaro, insomma, per chi lo desidera partecipare a questi 2 giorni di ritiro per i giovani, o mandare una mail a questo indirizzo, o magari chiedere al proprio parroco, sì, ai propri educatori in parrocchia, ai propri catechisti, c'è la possibilità di iscriversi. Ci fermiamo qua perché ci sono tanti altri appuntamenti, ma ci fermiamo soprattutto su questo periodo di Quaresima, che è bello da vivere insieme per approfondirne i contenuti, per approfondire la spiritualità forte di questo tempo, come stiamo facendo noi di Telepace, Don Alberto, aiutati da Don Andrea Buffo. Esatto. A proposito di giovani e di sacerdoti giovani. Allora, e dico anche che sulla pagina Liguria Giovani su Facebook, ogni domenica trovate Liguria Giovani su Facebook, un approfondimento per i giovani sulla pagina di Vangelo e sulle letture, ogni domenica. Grazie, questo non lo sapevo, vedi, mi hai fregato. Allora, lo ripetiamo, pagina Facebook, Liguria Giovani. Liguria Giovani, tutto attaccato. Proprio per vivere questo tempo di Quaresima o anche in altri tempi liturgici? Per ora in Quaresima. Poi si vedrà. Invece chi lo segue su Telepace può farlo tutti i giorni con Don Andrea Buffoli. Vediamo insieme la riflessione di quest'oggi. Un saluto a tutti. La seconda grande strada che Papa Francesco ci richiama nel suo messaggio a partire dall'Evangelo è proprio la strada della preghiera, quella strada che ciascuno di noi prima o poi è chiamato a compiere, nel nostro rapporto con il Signore certamente, ma anche nella nostra vita, perché lo sappiamo, preghiera vuol dire relazione. E noi sappiamo bene che le relazioni rendono viva la nostra vita, la rendono piena, la rendono compiuta. E allora anche la nostra vita di fede è piena, è compiuta, se noi viviamo la preghiera come quel momento gratuito di rapporto, di relazione con il Signore. Certamente l'Eucarestia è una tra le più grandi forme di preghiera, ma certamente la preghiera quotidiana, il nostro parlare con Dio faccia a faccia, è il modo più autentico e più vero, perché noi davvero possiamo alimentare la nostra fede e vivere anche al meglio il tempo della Quaresima. Il Papa ce lo richiama proprio per questo aspetto. La preghiera rende più vero il nostro rapporto con Dio. La preghiera ci dà la possibilità di consegnarci a Dio così come siamo. È emblematico in questo senso l'importanza della preghiera serale. Terminata la giornata, noi ci affidiamo a Dio per quello che abbiamo vissuto, nel bene e nel male, nelle gioie, nel peccato e nella fatica. E noi ci affidiamo al Signore dicendo: oh Dio, in questa relazione volto a volto, faccia a faccia, ti affido ciò che sono, ti affido la mia vita, la mia giornata. E quanto è bella, l'ho già richiamato nei giorni scorsi, la preghiera di intercessione. Pregare per le persone in difficoltà, pregare per le persone che sono nella fatica, pregare per le situazioni di non pace, per le persone in guerra, per le nazioni in guerra, pregare per le necessità della Chiesa e del mondo, senza dimenticare la preghiera per i nostri cari. La preghiera per i nostri cari diventa un ricordo, il ricordo diventa riportare la memoria dei nostri cari qui in mezzo a noi. Non possiamo dimenticarci di nessuno nella preghiera, perché Dio è il primo che non si dimentica di nessuno di noi. Un saluto e arrivederci, a domani.
Sono sempre belle le riflessioni di Don Andrea Buffoli, Marcello Vaglio, vedo che ha apprezzato. Signoria, benvenuto. Senza dubbio, signoria, Emanuele. Benvenuto nei nostri Grazie. Studi a Marcello Vaglio, che oggi tiene la lezione, come ogni mercoledì, dei corsi di lingua e cultura genovese. L'appuntamento è alle 16.30 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari. Adesso il mio dialetto è terribile. Parlemmo de pesci, de porpi e de pesco. Più o meno. Che voto mi dà? Tradotto parliamo di pesci, di polpi, di pesci e di pescato. Il libro l'ho dovuto cercare e ritrovare nella biblioteca personale, è un vecchio libraccio del 1976-76 sulla pesca in mare, però ci sono le descrizioni dei pesci, del pescato, cioè di tutti quegli animali marini che non sono pesci ma che noi uomini cacciamo per ragioni gastronomiche, alimentari e gastronomiche, e quindi ci sono anche tutti i molluschi eccetera, ci sono delle belle foto. È vecchio e comporta delle discussioni perché tutta l'idea è nata dalla lettura di un, come chiamarlo, un corsivo sul Corriere della Sera di un giornalista bravo che ha recuperato un documento che non ho portato perché faceva della calunnia sugli animali marini. Trattava per esempio il polpo male, il polpo dal punto di vista gastronomico è una raffinatezza. Poi è chiaro che gli animalisti dicono poverino, molto intelligente, è vero, lo dimostra attraverso la curiosità perché è curioso, è vero, però quando tu lo vedi già cucinato non riesci a trattenerti e se un polpo è cresciuto lo prendi e c'è poco da fare. Io parlo dal punto di vista subacqueo perché ormai da moltissimi anni, da decenni, pratico solo la pesca sub in apnea perché l'altra è illegale in tutto il Mediterraneo e personalmente non l'ho mai praticata, sono rimasto immune da questa brutta malattia del pescare con le bombole che mi fa anche, se devo essere sincero, un po' schifo perché è proprio antisportiva, è una cosa infame. E poi chi è sportivo, se ha un po' di tecnica, un po' di pazienza, i pesci a fiato li prende e non come si legge nelle riviste dove si sente parlare di grandi campioni che ormai sparano solo più profondi dei 30 metri. Io potrei dimostrare coi fatti, lo sono in grado ancora adesso, alla mia età, che tagliando uno zero e pescando a 3 metri di profondità i pesci si prendono. Ecco, lì ci sono i polpi. Parliamo di polpi. Tutto nasce dal fatto che il giornale riportava in maniera abbastanza ambigua i due termini, polpo e polipo. In italiano non ci può essere confusione, quello lì che si vede nella foto che è così cortesemente proiettata si chiama polpo. I polipi sono animali piccolissimi, non invisibili, non microscopici, ma di dimensioni di millimetri, si misurano in millimetri, sono celenterati, quindi quello là è un mollusco cefalopodo. Mollusco si vede, cioè sono invertebrati. Cefalopodo vuol dire che ha gli organi centrali, una specie di testa, collegata con gli 8 piedi, quindi cefalopodo, cefalo, testa, podo, piede, una testa collegata direttamente alle gambe. I polipi sono celenterati, sono animali piccolissimi, qualche millimetro, però che vivono in colonie di centinaia e che costruiscono, per esempio, quelli che formano il corallo sono dei piccoli polipi. Poi in medicina il polipo purtroppo è un'altra cosa, qui non siamo in quell'ambito e non fa piacere parlare di cose così spiacevoli, però devo dire che a Chiavari abbiamo avuto, molti di noi, il piacere e la soddisfazione di conoscere e di voler bene un grande medico, il dottor Luciano Castagnino, che era anche un bravo italianista e un bravo umanista, un uomo di grande cultura. E quindi quando in un ristorante dicevano abbiamo il polipo, si alzava, se ne andava, dicendo io non mangio i rifiuti ospedalieri, mangi il polpo. Era molto polemico, ma aveva ragione, perché sono due cose radicalmente diverse. Il polipo o è quella neoformazione che è bene eliminare, che spesso si forma nei nasi, purtroppo chi ci è passato lo sa e se ne dispiace, non ne voglio sentire parlare, oppure quei piccoli animali tanto simpatici invece che costruiscono il corallo, o altri animali simili come quelli che costruiscono le madrepore. Sono celenterati è una parolaccia greca antica che ridotta oggi vuol dire che sono animali che hanno le zampe intorno allo stomaco, fanno tutto in un attimo, hanno la bocca che mangia direttamente circondata, cioè sono animali con la struttura primitiva. Il polpo non è primitivo per niente. Invece, esatto, sul polpo che cos'ha tra le mani? È un langheso misterioso, ecco. È una polpara, anche qui si apre un problema linguistico, in genovese lei ha purpea, orecchio naturalmente. Un ligure sarebbe tentato di dire una polpiera. Io come italianista dovrei mettergli il segno blu perché invece si chiama polpara ed è scritto sulla confezione del prodotto. Sì.
però lo perdono perché Orecchio viene di dire Polpiera, anche se uno riflettesse sulla geografia, Punta Manara in dialetto si chiama Amanea, ma non fa Punta Maniera, fa Punta Manara, sì. Quindi la Pulpea la Polpara. Adesso ve la faccio vedere, la tocco soltanto io perché è un oggetto con un'anima di solito di metallo, ma tutto ancorato, immerso nel piombo, fuso e poi naturalmente fatto raffreddare, per imprigionare un mazzo di ami, quindi appuntitissimi. Se lo tocca uno che non è pratico si può far male. Allora, per evitare dispiaceri, lo impugna al pescatore o chi sta spiegando. Viene trascinato sul fondo oppure si fa su e giù andando piano piano, quindi barca remi, col motore non si fa niente perché col polpo deve andare molto piano, in zone dove si sa che ci può essere il polpo attirato dal bianco perché quando i polpi sono maturi per riprodursi si colorano di bianco e quindi attirato dal bianco, poi il bianco in mare è in genere cibo e questo lo spiego dopo perché è un discorso interessantissimo. Viene trascinato, come si sente la resistenza del polpo che tenta di abbrancarlo, si dà lo strappo e rimane ferrato lì dal mazzo di ami. Ce ne sono di varie dimensioni, ce ne sono anche lunghi così, piccoli. Ci sono le totanare che sono ancora più complicate con più punte perché, ecco, a proposito, qui si entra nella onomastica, nella lessicografia, nei nomi. In Liguria, specialmente qui, chiamano sempre totano tutto, cioè il totano gigante che può arrivare nei nostri mari fino a superare i 12 kg, qualcuno ne ha visti pesati di 14 kg, è chiamato totanassa perché ha la carne un po' più consistente, è meno tenero e meno delicato. Quello raffinato è chiamato il totano o totano gentile. In italiano quello che è chiamato totanassa è il totano verace, l'altro è il calamaro. Certo che il calamaro raramente supera i 2 kg, ma uno non si accontenterebbe di pigliarne di un chilo, ce ne sarebbe d'avanzo perché è delicatissimo, finissimo, in insalata è la fine del mondo, ma si può cucinare in tanti modi. C'è chi lo ama ripieno, e in Liguria c'è una tradizione di farlo anche ripieno, quindi è un gioiello della nostra gastronomia. Quell'altro è più grande, c'è più da mangiare, se uno ha la fortuna di pigliare uno grande, è grande, può pigliare una bestiaccia di 12 kg, ci viene a cena con tutti gli amici, ma è più consistente, meno tenero, è meno profumato, meno pregiato. Però la totanara è più grossa ancora, è più vistosa, l'importante è che spesso ci si appiccica appunto o lo straccio bianco o una zampa di gallina che sott'acqua, chissà perché sembra bianchissima, e tira il polpo anche quella. O in certi libri, perfino in quello lì, è scritto che in qualche paese ci mettono una scheggia di pietra bianca, un pezzo di mano, qualsiasi cosa bianca. Proprio perché sono attirati da questo. Anticamente si metteva una pietra bianca. Io la devo fermare, purtroppo, perché siamo in conclusione. E grazie. Non mi fa dire perché i pesci sono attirati da bianco, solo quello? Sì, velocissimo, perché abbiamo un minuto e devo dare una notizia prima di chiudere. I rapaci si buttano dall'alto. Sì. I pesci predatori partono dal basso, perché li spingono in superficie, poi più oltre non può andare il pesce, tranne il pesce volante, non vola. E cosa vedono i predatori di mare? Il ventre, che è sempre bianco, ecco perché il bianco attira tutti i predatori in mare, non ci pensa mai nessuno. Ma io ho visto il predatore in azione, ho visto un dentice avventarsi dal fondo, enorme, a bocca spalancata, un branco di salpe. Io sono rimasto lì immobile, rimpiangevo non il fucile, rimpiangevo la telecamera. Avessi ripreso quella scena. Grazie a Marcello Vaglio. Grazie a voi, chi vuole saperne di più, signoria, chi vuole saperne di più alle 16.30 alla sala livellare di Via del Pino. Prima di chiudere però vogliamo aggiornarvi anche sulla situazione incendi nella nostra regione. Avete sentito nel nostro notiziario, un vasto rogo si è sviluppato sul Monte Zatta questa notte, attorno alle 5 di questa mattina, svalicato dal versante spezzino al versante genovese. Sono impegnati volontari e i vigili del fuoco e sul posto per le indagini anche i carabinieri forestali. Attorno alle 13 di oggi la situazione era sotto controllo, sebbene ancora da bonificare. Come vedete, sono stati in azione per tutta la mattina un elicottero ed un Canadair. C'è stato segnalato proprio negli ultimi minuti un nuovo incendio nella zona del monte di Portofino e, come abbiamo sentito nel nostro notiziario, occorre prestare la massima attenzione in questa fase di tempo relativamente secco e di alta pressione che dovrebbe caratterizzare anche buona parte di questa settimana. Ulteriori aggiornamenti alle 19.15 con Tiguglio Oggi sul sito internet teleradiopace.com. Grazie a Marcello Vaglio, ancora signoria, grazie a tutti voi per averci seguito. Buon pomeriggio, torna domani come sempre al termine della rotazione del TG13.